Con la salvezza diretta in cassaforte già alla fine del girone d'andata e i playoff matematicamente raggiunti da oltre un mese, l'Etrusca si sta concentrando su questo finale di stagione per cercare di arrivare alla post-season nella migliore posizione di classifica possibile e coronare così con la classica ciliegina sulla torta una stagione straordinaria e piena di record per la piccola società samminiatese. Il primo ostacolo di questo sprint finale si chiama Vigevano, che si trova al quinto posto della classifica, a due sole lunghezze dal terzetto delle seconde, composto dalla stessa squadra di coach Barzotti e dalle ambiziose Firenze e Omegna. In testa e in fuga c'è la sola Piombino. Il match è in programma domenica al Fontevivo a partire dalle 18. Domenica aspettiamo Vigevano, una delle squadre più importanti di questo campionato, che in questa seconda parte ha saputo trovare un importante ritmo di vittoria nell'ultima quella di domenica contro Omegna. Rispetto al girone d'andata ha trovato grande continuità anche fuori casa e perciò sarà davvero un ostacolo molto complesso contro un avversario probabilmente più in forma del momento. Noi conosciamo il valore di questa gara, una gara importantissima a fine della classifica dopo la storica vittoria a Vigevano dell'andata. Vogliamo provare in tutti i modi a bissare, augurandoci di svuotare l'infermeria, che ancora purtroppo è un po' affollata, e di fare una bellissima gara, soprattutto sospinti dal pubblico di Fontevivo, che sempre riesce a farci fare prestazioni importanti. Mi auguro per i ragazzi che sia davvero una bella partita da parte loro e faremo di tutto per vincere, perché è davvero tanto tanto importante per la classifica.